sogno questa roba da quando ero bambino. L'oro di Magellano è il più grande tesoro ancora non trovato. Almeno 5 miliardi. Allora si comincia? Infilatelo nell'orecchio. Pronto? Pronto? Ti sento, sono seduto accanto a te. Tuo fratello pensava che ci fosse un pezzo mancante. Tu conosci mio fratello Sam? Cos'altro non mi hai detto? Non sai chi è davvero il tuo partner. Sally, sbrigati! Ci vorrà un po' più del previsto, ragazzo! Faremo 50-50, no? 50 e 50, a te fai 10 e sono generoso. Wow! Cerchiamo dei paracadute. Cosa? Hai un modo migliore per saltare giù da un aereo? Oddio! Oh mio Dio, mi dispiace! Oh, merda! Dai, dai! 500 anni fa la mia famiglia trovò un tesoro, ma fu tradita. Molto sangue. Stai andando alla grande. Non è finita. Ehi, sei ancora con me? A malapena! E la gatta che c'entra? È per te. Cosa? La tua vita sembrava tristissima. Non la tengo quella cosa. Uncharted, ragazzi, un film che vi devo assolutamente consigliare perché si tratta di un film di genere di avventura per ragazzi, molto divertente, molto leggero, molto spassoso. Mi è piaciuto, tra l'altro io sono anche fan del videogioco Uncharted, ho giocato la trilogia, ancora devo recuperare il quarto gioco per la PS4, però comunque ho giocato ai primi tre capitoli e devo dire la mia, per chi ancora magari è curioso di andarlo a vedere, è un film che è leggermente diverso dal videogioco, nel senso che comunque le modalità in cui vengono ad esempio trovati gli indizi, risolti gli enigmi, anche come viene sviluppato il personaggio principale Nathan, è leggermente diverso, però devo dire la verità, mi è piaciuto come hanno interpretato la storia, hanno tirato su un buon film, molto stile Mistero dei Templari, un po' Indiana Jones, quindi diciamo che Uncharted è un buon prodotto. Io spero che comunque continuino su questa strada, anche perché comunque piccolo spoiler, piccolo indizio, comunque c'è una scena post credit in cui ci indica che comunque vogliono continuare su questa via. Ripeto, è un film avventuroso, ma di che parla? C'è questo Nathan Drake che è orfano sin da piccolo, era molto legato al suo fratello che purtroppo per un evento che è successo all'interno del film è dovuto scappare via dall'orfanotrofio e ha dovuto girare il mondo senza il suo piccolo fratellino. Quindi Nathan ha dovuto arrangiarsi, ha dovuto diciamo trovare anche un'occupazione, una sistemazione per poter sopravvivere e continua a fare questa vita da ladro con tanto di lavoro in un bar dove magari viene anche pagato poco e quindi il suo hobby, oltre a quello di fare il piccolo ladro, è molto appassionato di storia e soprattutto molto appassionato delle leggende dei pirati, dei corsari che nel corso dei secoli hanno compiuto grandi imprese e hanno rubato i tesori più ricchi del mondo, tra cui ce n'è uno in particolare che sin da subito ci viene introdotto all'interno del film. Questo tesoro a quanto pare fa parte di una casa molto importante in Spagna, una famiglia molto importante. Ehi ragazzo, un po' giovane per fare il barman, no? Un po' vecchio per il ballo, no? Di tutto quello che c'è qui, perché la mappa? È il più grande tesoro non ancora trovato. 5 miliardi almeno. Ma è soltanto una storia. Io non credo.
500 anni fa, la mia famiglia trovò il più grande tesoro del mondo. Poi fu tradita. È stato cercato da molti invano. Dovete girare le chiavi in senso orario insieme. Grazie, mi avete quasi ammazzato. In senso orario, Sully. Era 50 e 50, ho tirato a indovinare. Chiaramente. Ma il viaggio non mirava solo a loro. C'era qualcosa di molto più prezioso. Questa croce c'è una storia tragica, molto sangue. Sono sicuro che ha appena minacciato di uccidermi. Oh, qui la vedo brutta! Non farti prendere. Tu mi avresti lasciato lì. Qualcuno doveva prendere la croce. Mio fratello pensava ci fosse un pezzo finale. Conosci mio fratello Sam? Non sai chi è il tuo partner. Cos'altro non mi stai dicendo? Al vincitore e il bottino. Come le porteranno via di qui? Ragazzi. Ma che diavolo hai sulla faccia? La pubertà è alle porte, fateli crescere anche tu. Questo tesoro infatti faceva parte della famiglia dei Moncada, una famiglia molto potente e molto influente anche nel presente, al giorno d'oggi, ovviamente nella realtà fittizia del film. E quindi vediamo Nathan che ha a che fare con questa minaccia, tra virgolette, che lo ostacola dall'impresa di trovare questo tesoro, e viene affiancato da questo personaggio molto molto curioso che è Sully, che per chi ha giocato come me il videogioco sa bene chi è, questo uomo misterioso di mezza età, un po' furbo, un po' manipolatore e non dico altro, lo assume per appunto andare alla ricerca di questo tesoro. E vediamo quindi una serie di vicissitudini e di situazioni in cui i nostri eroi, tra virgolette, devono assolutamente risolvere, e vediamo quindi questa avventura, questa serie di risoluzioni a enigmi e misteri che dal mio punto di vista avviene un po' troppo di fretta, però ci può stare perché alla fine il film deve avere una durata più che decente, e diciamo che anche la durata di due ore e un quarto è più che sufficiente per raccontare una buona storia, ed è quello che alla fine ho riscontrato a mio parere. Tom Holland e Mark Wahlberg insieme mi sono piaciuti tantissimo, hanno una buona chimica. L'unica pecca di questo film è che Nathan alla fine non ha una caratterizzazione Nathan Drake versione in videogioco, è leggermente diverso, quindi magari per alcuni può risultare un po' disturbante, ma sinceramente anche questa cosa mi è piaciuta nel complesso, perché comunque Tom Holland è riuscito secondo me a lavorare molto bene sul personaggio, quindi ottimo lavoro, e comunque gli effetti speciali, la fotografia, la regia è molto pulita, molto buona, e sono rimasto abbastanza intrattenuto dal film, quindi sono soddisfatto del prodotto. Scrivete nei commenti cosa ne pensate voi di questo film, e ci vediamo in una prossima recensione. Ci sono posti che non si trovano su nessuna mappa. Non sono scomparsi.
solo perduti. Ehi, ragazzo, un po' giovane per fare il barman, no? Un po' vecchio per il ballo, no? Di tutto quello che c'è qui, perché la mappa? È la rotta che ha seguito Magellano intorno al mondo. Conosci la storia? È il più grande tesoro mai trovato. 5 miliardi. Tu sei qui per tuo fratello. Conosci mio fratello Sam? Se troviamo quell'oro, troviamo anche lui. Che diavolo è? Sono un amico di Sally. Sally non ha amici e io lo so, sono una di loro. È un collezionista? Beh, mi diletto. Io invece no. La mia famiglia cerca questo tesoro da moltissimo tempo e dopo molto sangue. Sono sicuro che ha appena minacciato di uccidermi. Non toccarti l'orecchio così, sembri un idiota. Non sai con chi ti sei messo in società. Sogno questa roba da quando ero bambino. Mio fratello Sam ha lasciato un indizio finale. Oddio! Dio. Non dovresti nemmeno immaginare di pensare di poter giocare con i ragazzi più grandi, moccioso, e ti darò il benvenuto per fartelo capire bene. Cosa? Oh, cavolo!